A 8 anni dalla visita di Benedetto XVI, un pontefice torna in Turchia. Papa Francesco sarà ad Ankara, Istanbul, tra il 28 e il 30 novembre, in occasione della festa di Sant'Andrea Apostolo, accogliendo l'invito del presidente Tayyip Erdogan, del patriarca ecumenico Bartolomeo I e del presidente della conferenza episcopale. Papa Bergoglio seguirà le tappe del suo predecessore, visitando, il primo giorno nella capitale, il mausoleo di Atatürk, padre della nazione turca, incontrando le autorità. Sabato sarà invece Istanbul a fare da cornice alla visita pastorale con il Museo di Santa Sofia, la grande moschea Sultanahmet, meglio conosciuta come Moschea Blu, e la celebrazione della messa nella Cattedrale Cattolica dello Spirito Santo, dove Papa Francesco abbraccerà la piccola comunità cattolica del paese. Cuore pulsante di questo viaggio sarà la Divina Liturgia nella Chiesa Patriarcale di San Giorgio, con la firma di una dichiarazione congiunta. Proprio quest'ultimo appuntamento ha rimarcato ai nostri microfoni il presidente del Pontificio Consiglio per l'Unità dei Cristiani, il Cardinale Kurt Koch, sarà un nuovo tassello nel cammino della piena unità tra Oriente e Occidente. Il grande tema che dobbiamo trattare nel dialogo con gli ortodossi è il primato del Vescovo di Roma, per una unità in futuro, come è la pratica del Vescovo di Roma. Chi ha il primato d'onore per gli ortodossi, e dobbiamo prevedere come è la pratica del primato del Vescovo di Roma per l'unità tra ortodossi e cattolici. Il decreto del Vaticano II sull'ecumenismo dice, numero 8, che l'anima del tutto movimento ecumenico è la preghiera per l'unità. Perché noi uomini non possiamo fare l'unità, non possiamo prevedere la forma dell'unità e la data dell'unità. L'unità è un dono del Spirito Santo e noi dobbiamo preparare di ricevere questo dono nella preghiera, e la preghiera per l'unità è la sfida principale per tutti i patriziati. È solo attraverso la comunione fraterna tra i cristiani e attraverso il reciproco amore che il messaggio dell'amore di Dio per ogni uomo e donna diverrà credibile. Chiunque getti uno sguardo realistico al mondo cristiano oggi scoprirà l'urgenza di tale testimonianza. Nella preghiera sacerdotale di Gesù, nella 17° capitolo di Giovanni, che dice: Gesù prega per i suoi discepoli affinché tutti siano una cosa sola, affinché il mondo creda che Gesù è mandato da Dio in questo mondo. La credibilità della missione della Chiesa dipende dall'unità dei cristiani. E oggi è soprattutto importante, nella situazione di grande persecuzione di cristiani. I cristiani sono gli uomini più persecutati nel mondo. Sappiamo oggi che 80% che tutti gli uomini che sono persecutati in nome della fede sono cristiani.